il bilancio resta lì dove era e il vice sindaco anche, quindi è come se, per dire, giù le mani da quello che è stato fatto. Come commentiamo? Ma sì, diciamo che aver confermato queste, sia la carica di vice sindaco che quella di assessore al bilancio, ha un buon significato. Ovviamente ringrazio tutti quanti, ringrazio il partito che mi ha nuovamente individuato come figura da inserire nella giunta, ringrazio il sindaco per avermi conferito, oltre alla delega di assessore al bilancio, soprattutto quella di vice sindaco, dopo averla mantenuta per 5 anni. Questo sa significare che probabilmente il lavoro fatto ha soddisfatto le intenzioni, le idee del nostro sindaco, e quindi ha ritenuto riconfermarmi questo incarico, e chiaramente questo mi rende molto molto orgoglioso, e chiaramente contestualmente mi carica di ulteriori responsabilità, perché sappiamo che in questi 5 anni ulteriori sarà ancora più difficile, perché mentre 5 anni fa, come dissi, succedevamo a un'amministrazione che aveva fatto bene negli anni precedenti, quindi sarebbe stato complicato lavorare. Adesso succediamo a noi stessi con una percentuale di voti notevolmente più alta rispetto a quella presa 5 anni fa, quindi questo ti carica ulteriormente di responsabilità e sei costretto ovviamente a fare ancora meglio. Che giudizio diamo a questa giunta, un po' da super partes, no? Perché poi alla fine l'assessore al bilancio è un po' quello che guarda tutti, no? Anche i conti. Ma che giudizio? Fondamentalmente 5 degli 8 già facevano parte della giunta precedente, per cui diciamo li conosco perfettamente, quindi sappiamo che sono persone brave e soprattutto capaci. Le nuove 3 figure subentrate, innanzitutto, così come ci siamo detti prima, siamo tutte bravissime persone, per cui da questo punto di vista siamo certi non avremo problemi e andremo bene avanti. Dopodiché, per esprimere un giudizio, chiaramente aspettiamo un po' di mesi, però sono convinto che le loro capacità ci sono assolutamente, dopodiché possono contare su la maggior parte degli assessori che hanno già una loro esperienza, su un sindaco che è al suo secondo mandato di sindaco ma ha già ricoperto ruoli istituzionali di assessore, di presidente del consiglio, per cui voglio dire, i nuovi assessori nel primo periodo, se avranno bisogno, sanno sicuramente che potranno contare sulla nostra esperienza.